la domanda che volevo fare invece, collegandomi chiaramente a quanto diceva Diodato, a Paolo Rosa, è la questione sul tecnofeticismo, perché mi sembra che questi temi, come appunto la tecnica come habitat, come luogo che pensiamo, che viviamo, che respiriamo, si confronta con appunto un fantasma che gira e con cui anche la riflessione estetica pratica che fai, che fate con Studio Azzurro, vuol dire si confronta, no? Cioè, che ed è anche una questione che socialmente è presente, cioè ognuno di noi, o perlomeno molti di noi, hanno una relazione estremamente perversa con la tecnologia, cioè un rapporto gadgetistico, per non dire di perdita di sé, cioè c'è una vera e propria, come dire, azione di estraniazione, no? Un processo di alienazione nel senso proprio filosofico del termine. Però mi sembra che la questione del tecnofeticismo ci sia dentro la vostra riflessione e che abbia un ruolo importante, come dire, uno dei punti da evitare, su cui poi peraltro continuamente vi confrontate, no? Sul merito di questa tua domanda, secondo me ci sono due eccezioni che bisognerebbe andare a identificare sul discorso del feticismo. C'è un feticismo così un po' quello che hai descritto, di rapporto con la tecnologia molto, molto così di attesa della meraviglia, e della meraviglia all'ennesima potenza, e poi di quella ancora all'ennesima potenza, cioè quello che ti sorprende, quello che ti affascina. Esatto, no? Tutta questa, diciamo, esibirsi della tecnologia in se stessa, che crea questa sorta di dipendenza feticistica, come la si può intendere in un primo modo, no? E questo, diciamo, è uno degli assunti del libro, no? Diciamo, bisogna passare a un livello altro di rapporto con la tecnologia. Bisogna pensare a una tecnologia che non è più quella necessariamente innovativa, necessariamente progressiva, necessariamente spostata al modello punto 2, punto 3, eccetera, eccetera, ma che invece sia una tecnologia che in qualche modo riprende in mano il senso delle conseguenze che procura. Cioè, quindi una sorta di responsabilità proiettata in quello che è il suo deposito di conseguenze che spesso sono nefaste. Cioè, per dirla con uno slogan, bisognerebbe passare da una tecnologia che è programmata in maggior parte da ingegneri, senza nulla a che vedere con gli ingegneri che c'hanno tutto, e direi anche militari, che sono state le due grandi polarità che in qualche modo hanno dato senso alla tecnologia, a una tecnologia che è un pochino più attraversata da uno spirito umanistico, da una cultura umanistica. E quindi qui l'arte c'ha veramente qualcosa da dire, a mio avviso, no? Proprio per rompere, per spezzare questa incredibile progressiva spinta in avanti che diventa un po' fine a se stessa e feticistica nel senso che dicevi tu. Però c'è anche un altro aspetto che mi interessa invece del feticcio, del discorso del feticcio, che credo riportiamo anche nel libro. Cioè, il feticcio è in certe culture, io non siamo, diciamo, insensibili al fatto che, pur parlando di una cultura estremamente presente, quasi proiettata a mille all'ora al futuro, invece ci si debba scordare delle culture remote. Ecco, nelle culture remote il feticcio, adesso qui non voglio dettare perché so che qui ci sono persone sicuramente molto più brave di me per poter dire questo, no? Ma ha una valenza estremamente potente dal punto di vista del rito che si svolge intorno, della identificazione di una comunità, di un modello partecipativo e aggregativo. Certi feticci sono la sovrapposizione di tantissimi strati che lasciano un segno di partecipazione sopra un'origine che spesso viene totalmente coperta. Se pensate a qualche feticcio africano che possiamo vedere in certi musei, è, come dire, un oggetto che viene ricoperto, stratificato, mutato da una dimensione partecipativa e rituale che lo trasmuta, Ecco, questa dimensione di un feticcio, secondo me, invece va ripresa, va un pochino considerata. Bisogna trovare
un'opera che sappia essere se stessa anche in una profonda mutazione formale, che sappia come certi feticci che conosciamo, sempre di cultura diciamo arcaica o antica, possano comunque rivelare, oltre la loro forma, anche una loro anima che non è perduta se nella successione di trasformazioni. E in questo senso, secondo me, il feticcio ha una valenza veramente positiva. Quindi dobbiamo lavorare un po', a mio avviso, su queste due cose.